Ciao, benvenuti sul canale di Grazia Potazzoli. Iscrivetevi al mio canale, condividete questi tutorial, cliccate sulla campanellina per gli aggiornamenti, su mi piace e lasciate un messaggio. Oggi faremo un paio di orecchini, ma può anche essere addobbi per Natale. Per realizzare questi orecchini vi servono due cerchi di questa misura, degli anellini aperti, 6 anellini aperti, 2 monachelle, un uncinetto da 2 mm e questo filato color oro. Si chiama Sparkle. Sono 25 metri, sono gomitoli da 25 grammi per 160 metri. 60% poliester e 40% poliamide. 60% poliester metallizzato, che è questo qui. Lo trovo molto bello, anche leggero, per fare tante cose. Non solo per fare bijou, ma per fare anche capi di abbigliamento, perché no? È molto leggero, è molto bello, guardate qui. Iniziamo il progetto. Iniziamo il progetto mettiamo il filo. Adesso andremo a ricoprire la base. E la ricopriamo eseguendo punti bassi. Mettiamo il filato in questo modo e la base in quest'altra. Entriamo con l'uncinetto inseriamo l'uncinetto, mettiamo sopra il filo e chiudiamo con un punto basso. Entriamo di nuovo, prendiamo il filo, portiamo sopra e chiudiamo con un punto basso. Entriamo di nuovo, andiamo a realizzare punti bassi. Punti bassi. Andiamo avanti. Andando a realizzare punti bassi e ricopriamo la base. Tagliamo il pezzetto che ci avanza. In questo modo andiamo avanti così, andando a ricoprire tutta la base. Adesso abbiamo fatto tutto il giro, andiamo a chiuderlo con un punto bassissimo. Entriamo nel primo punto, prendiamo il filo, usciamo e rientriamo direttamente. Così abbiamo chiuso con un punto bassissimo. Adesso facciamo in questo modo. Guardate com'è luminoso questo filato, molto bello. Adesso facciamo in questo modo. Portiamo un po' sopra leggermente il filo, entriamo, prendiamo il filo, portiamo sopra, prendiamo il filo e chiudiamo il punto. Prendiamo il filo, portiamo sopra e chiudiamo il punto. In questo modo praticamente andremo a formare una bombatura, come potete vedere. Qui noi stiamo lavorando dalla parte del rovescio, questa è la parte del dritto. Guardate come è bombato.
Lo trovo molto bello. Andiamo avanti. Con l'uncinetto entriamo, prendiamo il filo e portiamo sopra. Prendiamo il filo e portiamo sopra, sempre così. Andiamo avanti così per tutto il giro. Abbiamo così terminato il giro e questo è il giro che abbiamo fatto adesso. E chiudiamo con un punto bassissimo. Entriamo nel primo punto, prendiamo il filo, rientriamo e rientriamo direttamente nel punto. Così abbiamo chiuso con un punto bassissimo. Adesso andiamo avanti, andiamo ad eseguire 3 catenelle, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo e andiamo ad eseguire un punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo e andiamo ad eseguire un punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto. Entriamo nel punto successivo e andiamo ad eseguire un punto alto. E andiamo avanti in questo modo andando ad eseguire un punto alto su ogni punto. I punti sono questi qua che abbiamo realizzato, sono queste catenelle. Noi dobbiamo entrare qui e andare ad eseguire i punti alti. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo e andiamo ad eseguire un punto alto. In questo modo andiamo avanti così fino a terminare il giro. Abbiamo così terminato il giro, adesso andiamo a chiuderlo con un punto bassissimo. Entriamo nella terza catenella, prendiamo il filo, usciamo e rientriamo nel punto e così abbiamo chiuso con un punto bassissimo. Adesso andiamo avanti in questo modo, alziamo leggermente il filo così, entriamo nel cerchio, prendiamo il filo. Portiamo sopra, prendiamo il filo e chiudiamo in questo modo. Prendiamo il filo, entriamo da sotto, portiamo, prendiamo il filo, portiamo sopra, prendiamo il filo e rientriamo nel punto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel cerchio, prendiamo il filo, portiamo sopra, mettiamo il filo sull'uncinetto e entriamo in tutti e 3 i punti. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo, prendiamo il filo, portiamo sopra, prendiamo il filo e chiudiamo entrambi i punti. E così, come potete vedere, esce questa bombatura. Vedete? Qui è dove il pezzo che abbiamo fatto e qui dove dobbiamo ancora farlo. Questo è il davanti e questo è il dietro.
andiamo avanti sempre in questo modo. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo in mezzo, prendiamo il filo, portiamo sopra, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo in tutti e tre i punti. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo in mezzo, prendiamo il filo, portiamo sopra, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo in tutti e tre i punti. In questo modo. Cerchiamo sempre di fare la bombatura vicino in modo che esca ben bombato. Vedete, questo rovescio e questo è il dritto. Andiamo avanti così per tutto il giro. E questo è il tipo di bombatura che abbiamo fatto. Sembra una ciambella, sembra un biscotto, una briochina nella forma di ciambella col buco. E questa è la bombatura. Questo è il davanti e questo è il di dietro. Io lo trovo molto bello come orecchino, ma anche come addobbo per Natale. Potete farlo. Questa colorazione oro, e potete farlo anche in argento, blu e altri colori. Trovo molto bella. Ma adesso andiamo avanti con la lavorazione. Già così è un orecchino, è molto leggero, molto portatile. Potete, se avete anche dei cristallini, potete fare il contorno di cristallini. Adesso io vi faccio la lavorazione senza cristallini, ma questo modo di lavorare potete anche realizzarlo con i cristallini. Andiamo avanti. Ecco, andiamo ad eseguire una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo, no scusate, prima andiamo a chiudere il lavoro, scusate, eh. Entriamo nel punto, prendiamo il filo, rientriamo e rientriamo nel punto, così abbiamo chiuso con un punto bassissimo. Adesso facciamo questa lavorazione. Una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto, prendiamo il filo, usciamo, abbiamo tre punti sull'uncinetto, mettiamo il filo sull'uncinetto e entriamo in tutti e tre i punti. Una catenella. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto, prendiamo il filo, usciamo, abbiamo tre punti sull'uncinetto, prendiamo il filo e entriamo in tutti e tre i punti. Una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo, prendiamo il filo, usciamo, prendiamo il filo e entriamo in tutti e tre i punti. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo di nuovo nello stesso punto, prendiamo il filo, usciamo, prendiamo il filo e entriamo in tutti e tre i punti. Una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo e andiamo ad eseguire un mezzo punto alto, che è quello che vi ho fatto vedere adesso. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo di nuovo nello stesso punto e andiamo a fare un mezzo punto alto. Una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo, prendiamo il filo, usciamo, prendiamo il filo e entriamo in tutti e tre i punti. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo,
Prendiamo il filo, usciamo, abbiamo 3 punti sull'uncinetto, prendiamo il filo e entriamo in tutti i 3 punti. Una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto e andiamo ad eseguire un mezzo punto alto. Una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo. Prendiamo il filo, usciamo, prendiamo il filo e entriamo in tutti i 3 punti. Una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto e andiamo ad eseguire un mezzo punto alto. E continuiamo in questo modo. Entriamo nel punto, andiamo ad eseguire un mezzo punto alto, una catenella, rientriamo nello stesso punto e andiamo ad eseguire un mezzo punto alto. Una catenella, entriamo nel punto successivo, andiamo ad eseguire un mezzo punto alto, una catenella, un mezzo punto alto, entrando nello stesso punto. Andiamo avanti così per tutto il giro. Abbiamo terminato il giro e lo abbiamo chiuso con un punto bassissimo. Questo è l'orecchino, ma potete benissimo fare come addobbo anche natalizio. Sull'alberello sembra una piccola. Tante belle piccole ciambelline e con questa lavorazione. Come vi ho fatto vedere io, che sembrava senza questa lavorazione, sembra proprio una piccola ciambellina. Potete inserirle sull'albero di Natale, tante piccole ciambelline, perché no? È Natale di questa colorazione oro e anche argento. Io ho inserito anche 3 anellini e una monachella, non ce l'avevo oro. L'ho inserita argento, ma voi inserite oro, che va benissimo oro, oro con oro. Questo è il tutorial di oggi. Ciao, al prossimo video.